song for the broken hearted. Amici sportivi del grande wrestling, Emanuele Filoni vi dà il benvenuto all'episodio numero 318 targato WWF Civilization. Ragazzi, l'ultimo episodio di Civilization, del roster celeste della WWF, prima dell'ultimo evento dell'anno, ovvero WWF Elimination Chamber. E ragazzi, oggi tanta carne a fuoco, perché partiremo con la risposta dei nostri Fightstars, dei nostri campioni di coppia. Infatti devono rispondere a quelle che sono state le avance, diciamo così, o meglio, la sfida diretta da parte di Axel e di Morris al secolo, conosciuti come Brothers in Arms. E poi avremo il rematch tra Travis Legon, la Stumble Force contro quelli del Six Dragon, un match annunciato poc'anzi dallo stesso Calvin Woods. Clarissa Howard affronterà Karen Cardiff, un match molto interessante perché settimana scorsa Tina Howard ha perso contro Alice Walker. E in quella di Elimination Chamber avremo una last woman standing match tra Karen Cardiff e Alice Walker. Una delle due, ovviamente, la vincitrice di questo match potrebbe essere anche una possibile number one contender per il titolo massimo, staremo un po' a vedere. E Rudo sarà in azione perché affronterà Star Crusher per la primissima semifinale del torneo valevole per il titolo Television Vacante, reso vacante, ricordiamo, da Leviathan in quel di Genesis. E infine il nostro main event vedrà il titolo di campione WWF in palio, in quanto l'attuale detentore David Johnson alla sua prima difesa contro Apocalypse, il quale lo ha schienato settimana scorsa nel 2 contro 2. Però una cosa fondamentale al riguardo, mentre penso che quelli dei Fax, sì, eccolo qui, quelli dei Faxstars si fanno vedere, stavo dicendo, dopo quello che abbiamo visto nella, diciamo, prima dell'intro, il Calvin Woods, il nostro amico Calvin Woods, il presidente della federazione, ha praticamente, ci ha praticamente fatto capire come Tyler Pence sia dalla sua parte. E questa è stata veramente una cosa clamorosa, visto i loro trascorsi, il loro passato, di certo non tanto amichevole, diciamo così. Ora però voltiamo pagina, perché insomma adesso è il momento dei campioni di coppia. I campioni di coppia qui, vediamo se si tireranno indietro. Possono comunque decidere, perché possono anche decidere di non affrontare Axel e Morris in quella di Elimination Chamber. D'altronde non hanno dei degni primi ispiranti al momento. È vero che soltanto per l'arrivo di Rod in quel di SummerSlam, ma questi due non hanno perso il titolo di coppia. Però questo ovviamente non può bastare per concedere loro appunto una chance di volata. Quindi vediamo un po' se tradizionando, se in qualche modo riusciranno a ottenere quello che vogliono, ovvero un match titolato, un ultimo match per i due di coppia.
Eh sì, infatti lui hanno chiesto il microfono, è tutto pronto. Sentiamo parlare questi due manigoldi, Tommaso Cappelli da una parte, Christopher Franz dall'altra. Sentiamo, dai. Porca puttana, questi stronzi non la finiscono di stressare, Chris. Loro e quei due raccomandati del cazzo che corrispondono ai nomi di Axel e Morris, i Brothers in Arms. Wow, nome davvero poco coerente con il vostro concetto di fratellanza o di amicizia. Insomma, la mettono sull'amicizia anche loro. Sentiamo la risposta di Christopher Pranzo. A cazzo d'aspetti da due cazzari come loro? E dai, Tommy, non far credere di non credere. Ron perse la virginità facendosi incurare da Soldier. E Soldier perse il lavoro per colpa di Axel. E tu questa? Hai chiamato fratellanza? Ma dove cazzo avevi la fratellanza? Cioè, in questa storia non la conoscevo. Io non penso sia così, sinceramente, però vabbè. A parte, scontato, non perdi energia, però vabbè. Boh, ok. Sono sincero, mica lo sapevo, ma grazie al mio migliore amico di Brutte Scorregge abbiamo appreso anche questo. Porca puttana, che storia di troglodi. Sinceramente c'è poco da ridere. Vabbè. Se non stanno bene, ragazzi. Se non stanno proprio bene, stanno girando attorno al punto, ma noi vogliamo una risposta, eh. Vogliamo infatti anche il pubblico si lamenta, perché il pubblico vuole assolutamente una cazzo di risposta. E dai, e attenzione, arrivano quelle idee appunto dei Brothers in Arms. Sono qui Axel e Morris, non ci fanno attendere. D'altronde, boh, basta le chiacchiere, cioè va bene tutto, però basta. Morris e Axel comunque non sembrano molto spazientiti da queste vicende ovviamente inventate da i due campioni di coppia, che hanno un po' girato attorno al punto, ma è come dire, no, noi non vediamo niente, questo è poco, cioè è il succo del discorso, parliamoci chiaro. Non credo che Axel Morris sia molto felice, infatti ora saremo un po' a vedere cosa succederà, perché questi due non scherzano, eh. I primi sfidanti non hanno alcuna voglia di perdere tempo e di scherzare con Troglodidi. Sono i campioni di coppia, non sono i primi sfidanti, però vabbè, o comunque i possibili primi sfidanti. Eh sì, avremo un face to face, quindi diretto, tra queste due squadre. A questo punto vediamo se riusciranno a ottenere un match valevole per i titoli di coppia in quel di Elimination Chamber. L'atmosfera è quella giusta, si taglia con un coltellino. E allora vediamo, sono molto curioso. Sam Morris mi sembrano molto sicuri e consapevoli dei propri mezzi, quindi attenzione, eh. Eh sì, torno sul ring, campioni di coppia, vediamo un po', c'è un face to face. Io questi due li ammazzo, porco... Calma, fratello, calma. Questi due non hanno la più pallida idea di cosa inventarsi, perché nel loro profondo sanno bene che cosa succederebbe se dovessero, per sbaglio, accettare la nostra sfida. Morris è un po' più istintivo, Axel cerca di farlo ragionare, però mette il dito nella piaga anche lui, eh. I titoli. Conosciamo la solita storiella di tutti coloro che vengono da noi per non raggiungersi su Facebook. Non per raggiungersi su Facebook, ma per creare una barriera, come se fossimo emarginati. Perché è questo quello che credete, non è vero? E dopo tutto, chi mai ci vedrebbe di buon occhio? Mentre voi due siete perfetti, no? Senti una cosa, Tommy, lasciami parlare, porco due. Allora, staremo bene a sentire. Volete sti cazzo dei titoli? Col cazzo che vedo. Col cazzo, semplicemente perché l'ultima volta che ci siamo affrontati avete perso, a falliti. Mi sei capito? Axel, non mi guarda così, oh! A falliti. Paura, vero? Crede davvero di avere scampo? Va bene, ci sto. So che vogliono un vantaggio e non glielo daremo. Vantaggio? Ma di cosa parli, Axel? Axel sembra quasi avere un piano e il Morris non è a conoscenza, a quanto pare. Sono molto curioso perché poi Axel è anche molto furbo, è anche Morris, quindi vediamo un po'. Lotterò bendato. Che cosa hai detto? Lotterò bendato. Chris, Tommy, uno di voi almeno abbia le palle di rispondermi e di accettare. Va. Cioè, Axel sta fuori, come lo sta bendato? Ma come lo sta bendato? Ma infatti anche Morris dice...
Beh, devi avere fegato, Axel. O magari essere così idiota come tutti i tuoi fratelli. C'è sto cazzo, sì, Tommy! Sono pronto a combattere! Andiamo a combattere! Andiamo a comandare, Tommy! Quindi mi sembra tutto fatto. Christopher Pranzo accetta la sfida di Axel. Non ci credo. Cioè, questo è vantaggione. Perfetto, diamoci da fare che ho una voglia matta di metterti le mani addosso. Porco che non sei altro. Ehi Tommy, non fare il furbo. Noi due bravi cristiani ci ritorniamo nel backstage. E se solo oserai tornare qui, sappi che ti rispiegherò all'intento. E dunque è stato ufficializzato questo match. Dunque, Axel, bendato, combatte contro Christopher. Va bene, non ti arrabbiare. Me ne vado, me ne vado. È stato appena ufficializzato questo match tra da una parte Axel Morris, dall'altra Christopher Pranzo. O meglio, da una parte Axel bendato, dall'altra Christopher Pranzo. Se Christopher dovesse vincere, però, i Brothers in Arms non avranno un match titolato. Vabbè, questo è veramente una cosa un po' così, sinceramente, però insomma, Axel si è bendato veramente, non ci credo. Gli altri due se ne sono andati. Non mi fido però di Tommy, sinceramente. Vediamo, vediamo. Axel dice colpiscimi, dai. E fa, va a vuoto qui Axel, chiaramente. Dai, ma è bendato, ma come fa a lottare così? Ma dai, qua è un grandissimo vantaggio per Christopher Pranzo, che infatti lo va a prendere. Serie di... Mamma mia, ragazzi, che di schiaffi, di manate. E poi ancora il collo, nervold, a parte il fuckstar per eccellenza. Vabbè, qua però... Sì, scusate, prima ho detto fuckstar, secondo me non erano veri, ovviamente i fuckstar in un'altra federazione non John Pranzo e Christopher, ma in realtà è la real truth, chiaramente. Ovviamente a casa probabilmente avranno notato questo errore. Qui intanto braccio teso, uno, due e tre, no, niente a fare, niente a fare. A parte che Christopher chiaramente ha un vantaggione. Qui se Christopher dovesse battere così, penso ovviamente lo farà, perché Axel non... Come può battere bendato un avversario comunque temibile come Christopher Pranzo? È vero che Axel ci aspettavano di tutto, però è pur vero che questo è un vantaggione. Intanto attenzione ancora. Bravo Axel, bravo! Risponde per le rime. Non deve permettere a Christopher di allontanarsi. Cioè deve... Adesso sa dov'è, lo sente. E lo va a colpire giustamente, perché ogni momento è fondamentale per Axel. Questi sono match in cui chi è bendato chiaramente non può permettere all'altro di allontanarsi troppo, altrimenti, come vedi, anche vedete qui, Axel va vuoto completamente, perché chiaramente non vedendo bene, infatti si cucca la choke backbreaker. La choke breaker fate voi da parte del Funkstar. 1, 2 e 3, no, si salva qui Axel, però è chiaramente un match ad handicap per lui. Qui addirittura Christopher sta prendendo le misure per il pedigree. Stavolta non lo sente, l'ha sentito! L'ha sentito Axel in qualche modo! Cutfrench! Power Bomb! Sì, schieramento, vai, vai! Schieramento, vai, arbitro! Uno, due e tre, no! Che peccato, d'altronde, anche quando non vedi, non riesci a seguire le mosse nel migliore dei modi, perché non hai chiaramente la gestione del corpo dell'avversario al 100%. Certamente sta facendo il massimo, sta dando il massimo Axel in questo match. Ripeto, è un handicap importante. Ecco, deve comunque tenerlo lì vicino, deve sentirlo Axel. Infatti, cosa fa? Cosa fa? Lo lancia, vediamo, lo lancia fuori. Axel non vede, ma lo sente, lo sente. Oh, sì, altrimenti Christopher sta si rantolando qui. C'è la bomba, c'è la bomba, no, peccato. Peraltro con la benda lì non è facile neanche seguire le mosse. Ripeto, non è una gestione corretta del corpo dell'avversario. Altro choke breaker salta all'esterno, quindi Axel avrà tutto il tempo di riprendersi. Però comunque un'altra mossa inflitta sulla schiena del povero possibile per uno sfidante. Adesso ve la riportare al centro ring e qui penso possa arrivare il pedigree. Invece no, tentare un'altra tecnica. Sbaglia completamente. E allora, choke slam di Axel, c'è lo schieramento, attenzione, 1, 2 e 3, no, ancora contro i due, Axel che chiaramente segue una mossa ogni morto di papa e quindi questo permette a Funkstar per eccellenza di riprendersi, di rimettersi in carreggiata. Eh sì,
sicuramente Morris starà facendo il tifo per lui. Si fida ciecamente di Axel, perché concedere una chance così vuol dire che al tuo abiliato, vuol dire che tu ti fidi completamente di lui, eh. Principalmente perché poi è stata Axel a deciderlo, quindi ha fatto tutto Axel. Se Axel poi dovesse perdere, sarebbe lui l'artefice della sconfitta e della disfatta dei Brothers in Arms, senza neanche un match durato, quindi sarebbe veramente una brutta, brutta sconfitta. Intanto però Christopher ha preso il sopravvento, serie di ginocchiate, scusate, all'addome, poi Russian Leg Whip. Ancora, stavolta sì, sul gomito! Christopher Franzo non lascia nulla al caso e credo che il match sia finito. La terza choke breaker, ragazzi. Qui sarà anche il periodo. La distanza è quella. Forse però lo sente perché gli è sempre molto vicino Christopher. Eh no, stavolta no però. Stavolta no. C'è il pedigree. C'è il pedigree e tutti a casa, ragazzi. Christopher Franzo va a battere Axel. C'è lo schieramento. Attenzione. Uno, due e tre. No! Non c'è il Traxel! Effetto! Un clamoroso kickout! Che lo salva! Che lo salva! E questo è veramente un grande risultato. Qui va vuoto però ancora Christopher Franzo. Max lo sente. Dice fermati! Vede qui! Ne trafare con il suo Extreme Russian Leg Whip! Peccato, peccato davvero! Ancora, Christopher, attenta a sollevarlo, Max è molto più pesante, lo va a prendere, e stavolta ce l'ha, e stavolta ce l'ha, sì, Extreme Facebuster, attenzione a Tommy, attenzione a Tommy, no, grande Morris a fare la guardia, gli aveva promesso, se tenti di fare qualcosa, ci penserò io a badare a te. E beh, straordinario intervento di Morris, c'è lo schieramento, uno, due, e tre, ce l'ha fatta Axel, clamorosa vittoria. Clamorosa vittoria, non ha rubato assolutamente nulla da bendato, è riuscito a battere Christopher Franzo. Questa è una vittoria clamorosa, vuol dire che Axel è veramente in una forma smagliante. Questa vale più di un titolo, perché vincere bendato, ragazzi, non è assolutamente facile. Grandissima affermazione di Axel. Ed ora, ad Elimination Chamber, avremo da una parte i Brothers in Arms, dall'altra la Real Truth, un rematch praticamente da SummerSlam, ma stavolta non ci sarà. Boh, almeno speriamo, Rod di mezzo. Sembrerebbe di no, di solo sta succedendo. Rod è impegnato. Sarà impegnato a Genesis. Contro, ragazzi, niente meno che Victor Orton. Nella seconda semifinale, la prima l'avremo questa sera tra E Rude, l'ex KJD contro Star Clash. Però lo show continua perché tra poco sarà il turno di Primal che affronterà Slagon. Un rematch da Hell in a Cell. Quale Primal è riuscito a strappare un'importante vittoria. Però attenzione perché le carte sono un po' rimescolate. Adesso Slagon potrà contare su svariati aiuti. Vediamo un po'. Avrà John Cage, chiaramente. Michael Thunder. Mentre, diciamo, dalla parte di Primal abbiamo visto Ken Fiulo. Abbiamo visto Ferr, chiaramente. Insomma, c'è abbondanza di lottatori da questo punto di vista. Eccolo qui, Mr. Sunshine The Slagon che si palesa sullo stage. Pronto a fare il suo ingresso. Pronto. Ah, diciamo vendicarsi della sconfitta patita e ne serve una grande chance. Match indetto settimana scorsa, quando Slagon poi ha aggredito alle spalle Primal è stato tra virgolette distratto dalla presenza di Calvin Woods, uno Slagon membro ufficiale della Divan Light a questo punto, così come John Cage che sembrava essere un avversario della Divan Light, invece è tornato, e forse non se n'è mai andato, in realtà è andato dalla Divan Light. E poi c'è Michael Thunder, chiaramente il classico, no? Il membro classico della Divan Light ormai da parecchio tempo, il campione internazionale. Slagon mi sembra molto fiducioso perché dice io ho tutto nelle mie mani, so come badare a me stesso, so che vincerò questa sera. Insomma, è vero, Primal ha affrontato e battuto Slagon, però ci sono tantissime incognite e non sarà facile replicarsi, scusate, non sarà facile ripetere il tutto, specialmente, ripeto, come abbiamo detto poc'anzi, con tutte queste incognite dei membri della Divan Light, è vero che ci sono anche altri che aiuteranno Primal sicuramente, però questo non vuol dire che poi Primal non possa distrarsi in qualche modo. Vedremo un po', vedremo perché è tutto possibile con cui Primal. Il selvaggio, il cacciatore, il predatore per eccellenza, lottatore che sta crescendo, magari non velocemente, però ognuno ai suoi tempi, ripeto. Non si arriva in WWF e sempre si pensa di
di poter conquistare titoli, di poter ambire a tante chance. Questa è la federazione più longeva che ci sia, ragazzi. Quindi, se venite in WWF, è già un onore di per sé. E poi le cose vanno guadagnate col tempo, poi se siete fortunati, chiaramente, o anche bravi, poi dipende anche dal valore singolo, dal momento, magari non ci metterete così tanto tempo. Però, ripeto, molte volte mi viene detto, ma non è che la WWF arrivare a un lottatore poi ci mette un po', ma è chiaro che poi, ripeto, dipende da vittorie anche sconfitte, dipende anche dal tipo di personaggio, perché sappiamo che la WWF è anche molto estetica da questo punto di vista, è business, quindi il business si basa molto sull'estetismo, sull'estetica, scusate, delle cose. Se arriva un personaggio che non gode di una particolare audience, è chiaro che farà molta più fatica, normale. Sono poi le vicende, le storyline, il momento che fa la differenza. Qui la differenza lo fa la reattività di Prana, il Big Butto. Stiamo però non è ancora biciclette. Springboard! Tornado DDT! Si parte subito alla stragrande. Cos'è che vuole già chiudere? Non ci credo. E invece non attende Prana al varco. Beh, forse era un po' troppo preventivo e pretenzioso chiudere. E qui sbaglia con questi dropkick, però. Prana lo va a prendere. Attenzione! Lo scaglia con una hand chokeslam. Poi lo va a prendere ancora, veramente grande potenza da parte di Pramal, però qui ci mette un po' troppo, ci mette un po' troppo, infatti Slegon ha tutto il tempo per riprendersi, colpisce la gamba, fa molto bene poi l'addome, Slegon senza mezze misure, magari Slegon oggi vorrà essere meno bello da vedere ma più concreto, cosa che forse non ha fatto poi in quella di Alien Cell, voleva vincere e convincere, qui invece forse vuole, se ne frega di convincere, l'importante è portare a casa il duello, il confronto. Mi sbaglio perché Prama c'ha comunque una grande reattività, un lottatore molto reattivo. Lui forse deve ancora trovare delle misure, soprattutto quando si avvicina al momento della vittoria, però ripeto, questo avviene anche col tempo. Oh, attenzione, grande prova di potenza. E poi, oh, poi lo Chroma Slam da parte di Pramal. Ma c'era un break qui. Ecco, questi sono gli errori di inesperienza del selvaggio, del cacciatore per eccellenza. Errori che chiaramente col tempo colmerà. Almeno spero per lui. Ecco che questo è un altro errore di inesperienza. Pramal sbaglia questo. È chiaro che, ripeto, per l'ennesima volta ci vuole esperienza, ci vuole tempo. Non sarebbe da WWF dopo un anno pensare di aver già vinto tutto. Pochi lottatori lo hanno fatto e poi non è detto che andrà bene. Io mi ricordo Rainer, se mi permettere, qui dato attenzione, mamma mia ragazzi, che botta qui! Uno, due, e niente da fare. Il suo Superman Punch, che botta, ragazzi, veramente allucinante. E poi, mamma mia, Primal vuole rivincere. Questo l'abbiamo capito. Se lo carica, attenzione. E lo manda giù questa sorta di wasteland. Un problema che stavo dicendo, non tutti i lottatori arrivano e vincono un anno tantissimo. Uno di questi è stato Rainer, che però poi alla fine è stato licenziato perché pretendeva di avere più cose e non si fa così, assolutamente. Cioè, ci sono anche altri e poi c'è anche quello che si chiama rispetto nei confronti della dirigenza, che è vero, cioè, insomma, la federazione ti deve venire appresso, ti paga tutto quello che volete, sono diritti, poi sono anche dei doveri. Anche doveri morali, cosa che Rainer non ha rispettato, ma anche altri lottatori, quindi WWF tutti pagano se devono pagare, assolutamente non c'è qualcuno che poi alla fine, no, fuori dal ring parlo veramente, questo ci tenevo a dirlo perché molte volte si pensa che si arriva in WWF per vincere, non per forza, non si vince per forza, cioè se, io penso sempre che se uno ha un corretto comportamento le chance le ha assolutamente, poi poter sconfitto quello dipende dal ring. Però ricordo sempre che la WWF è la federazione più longeva che ci sia, quindi questo vuol dire che è la più storica, assolutamente. Quinta d'attenzione, è il shippo di Primal! Oh, uno scassone, non ne basta uno! E allora va col braccio teso, incredibile Primal! Ma ragazzi, che performance oggi che sta tirando fuori! Stagon sta subendo un po' troppo, se lo carica, no, Stagon è bravissimo qui a rispondere, e poi backdrop, e poi leg drop di Slegon, che cosa ha fatto? Grande atletismo, stante quasi 40 di Slegon,
E allora GTS, e allora GTS, GTS, c'è lo scremetto, sì, uno, due, e tre, no! Per fortuna di Bremel, che Sligo non ha colpito molto la zona del mento, del naso, dove l'ha colpito con la GTS, e poi ancora, ci riprova dal paletto, rischia tantissimo, invece Massini con questo crossbody. Qui Sligo deve tentare tutto per tutto, infatti va dal paletto un po' lento, forse ci ha messo qualche secondo in più. Fa lo Star Fox Splash, infatti. Bramall se n'è ravveduto. Parata a Cuneo e poi se lo carica. Cosa fa? No! Sligo! No! DDT! Fantastico incontro, ragazzi, tra questi due. Stanno replicando ovviamente quello che è successo ad NSL. Qui soltanto a Civilization. Va con la Sunstroke! Va con la Sunstroke! Sì, a segno! Sunstroke! Sunstroke! Uno, due, e tre! No! Si salva! Kick out in extremis! Da parte di Primal, del selvaggio, che continua. Non ci sta, non vuole perdere. Anzi, reagisce, reagisce. E allora, spy basta! Di Primal, che poi lo rialza, vuole essere veloce, sa che Slagon è un grande incassatore, può riprendersi da un momento all'altro, lo fa correre. Poi il Leapfrog, c'è una collisione tra i due, lo Slagon cerca di reagire, ma spallata in corsa, in salto anche, running shoulder block da parte di Primal, che poi lo risweepa, no, bella questa counter da parte di Primal, e poi se lo scrolla di dosso come la polvere. Primal adesso dice, ora però ti sollevo. Prima mi sei scappato, stavolta. Ragazzo, non mi scappi più. E infatti ce l'ha, stavolta ce l'ha. Gorilla Press Slam! Mamma mia. Che botte. E qui penso che Primal debba soltanto chiudere il match. Sta mettendo un po' troppo. Vediamo. E va. Superman Punch. E poi spia, ragazzi. E qua, credo che il match possa andare in game over. Uno, due. E 3-2! Kick out di The Slagon. Kick out clamoroso di The Slagon, che poi penso sia prossimo. Attenzione! C'è Michael Todd! No, c'è Cacciafiulo! C'è Cacciafiulo! Ken forse ha postato tra il pubblico, lì nelle vicinanze. Va a aggredire, a impedire a Michael Thunder di interferire in un match che Primal sta vincendo. Qui si distrae Primal. Ma c'è John Cage! C'è John Cage su Ken! No! D'altronde John non ha tollerato. Oh, Jack Ferrer però! Ci sono un po' tutti. Che però Primal non deve distrarsi assolutamente. Ferrer alla meglio su John Cage, con questa sorta di Trouble in Paradise. Veramente non deve distrarsi assolutamente. No, c'è anche Michael Thunder! No! Che è tornato per aver subito la DDT di Ken Fiulo. Torna in scena Michael Thunder, che addirittura prende in giro Ferrer, e qui c'è la cutter di Slagon, che ora va a chiudere il match. Non ci credo, non ci voglio credere. 5 Star Frog Splash, rampa di lancio connessa, perfetta esecuzione perfetta da parte di Mr. Sunshine, che va a vincere 1, 2 e 3. Incredibile, Slagon sfrutta queste continue distrazioni di Primal. Devo dire che però alla fine Slagon di suo non ha rubato niente. Qui Primal ha dimostrato una grande inesperienza. C'è molto da lavorare Primal, non tanto sul ring solo, ma anche proprio a livello di esperienza. Quando succedono queste evenienze, queste situazioni, tu devi restare concentrato, non puoi permetterti questi errori. E Slagon dal nulla, prima counter e poi fa questa proprio special. Porta a casa il match 1-1, dunque, tra Primal e Slagon. Vedremo se in futuro ci sarà anche da resa dei conti. Per il fatto che questa è una sconfitta che fa capire, ci fa capire come Slagon, dopo la sconfitta con NSL, non si sia perso. Anzi, con la Demon Light si sia ritrovato. Noi ragazzi ci fermiamo un attimo, tra poco, a Stapple Force contro Six Ter. Ma attenzione, c'è un ricicco. Bene bene, mi avete semplificato il compito, signori, quindi bando alle ciance, perché nel mio prossimo dipinto avremo ben sei combattenti. L'Emotion Chamber da una parte Primal, Ferrer e Ken Fiulo, e dall'altra la Demon Light, formata da John Cage, The Slagon e Michael Thunder. Bello, questo 3 contro 3 annunciato per l'Emotion Chamber. Beh, ma ci siamo, quindi ci sta. E niente, con questo grande annuncio, con quest'altro match ufficiale e ufficializzato per l'Emotion Chamber, ci fermiamo un attimo, tra poco, a Stable Force contro Six Dragon, per stare con noi.
Mi aspettavo sinceramente l'ingresso della Star Force, ma questa è l'attenzione della Resolution. La Resolution che settimana scorsa ha fatto la storia, ha scritto la storia. In quanto uno dei suoi componenti, estremamente non la leader, Epica Storm, bensì, ragazzi, Cassandra, ha vinto il titolo. Ma cosa più incredibile non è questa, che già di per sé è comunque importante visto che ha incassato la valigetta. Ma ragazzi, la Resolution è completa. È lì, è unita, è coesa. Non è una stable in frantumi, è una stable unita. E si sa che l'unione fa la forza, come è successo soprattutto nelle scorse settimane, non soltanto nella scorsa puntata, ma anche nelle precedenti. Però qui c'è da capire, ma Rebecca Storm, cioè, è veramente contenta che Cassandra, una sua discepola, tra virgolette, una sua allieva, abbia vinto il titolo più prestigioso che c'è qui a Civilization? Cioè, questa è una cosa strana, perché di solito ti aspetti che la leader vince il titolo. E ora infatti sentiamo le sue parole, perché sono molto curioso di ascoltare. Lei comunque, vedete, lì in mezzo, e quindi questo ci fa presupporre che sia comunque, resti lei la leader. Non so, forse ha capito che la leader non deve per forza avere la cintura, non so. Questo comunque sarebbe un bel modo di vedere, no, la stable. Cioè, nessuno è più forte di altri, siamo tutti uguali. Tanto vogliono prendere la parola, quindi ascoltiamo cosa avranno a dirci. Leggere i vostri pensieri, manipolarli a proprio piacimento e renderli innocui è stato qualcosa di veramente stupefacente. Sapete, avere la guerra nel sangue non è per tutti. Non tutti, dopo tutto, nascondono con il DNA, di una guerriera. Non tutti possono realizzare i propri sogni senza una mente brillante. Non tutti possono saper risolvere qualsiasi mistero. Niente e nessuno è in grado di comprendere ciò che abbiamo fatto, perché niente e nessuno sarà mai in grado di ripeterlo. Noi siamo pronti per la guerra, lo abbiamo dimostrato, in ogni missione ci sono degli imprevisti, ma noi li abbiamo evitati. Ogni missione va studiata in ogni dettaglio. E noi, la Resolution, lo abbiamo fatto. Vero. Si è trattato di uno schema prestabilito, non qualcosa di divino, ma qualcosa messo in atto da qualcuno che può farlo. E chi meglio di Aida può riuscire in questo intento? Sì, Cassandra, Aida. Chi meglio di Penelope può farvi credere che qualcosa che in realtà neanche esiste? Chi meglio di me può tracciare la linea del progresso? Progresso, non Rebecca Storm. Avrei potuto anche vincerlo io quel titolo, ma ho pensato davvero libera. Ho creduto sempre in noi. Noi siamo un'unica cosa. Noi, la Resolution. Parole di una vera leader. Parole di una vera leader. C'è poco da dire. Sono rimasto un po' così. Però i fatti parlano. E attenzione, perché l'ex campionessa Kira Matsumoto è chiaramente è qui per rispondere. Vediamo, però se è da sola, dovrebbe essere da sola perché non ha tante amiche, diciamo, nel backstage, ormai. Un 3 contro 1 sarebbe un suicidio, eppure è da solo, almeno sembra l'apparenza da solo, un po'. In ammazzo modo sappiamo non essere una scolta, però a volte anche le persone più brillanti, più intelligenti possono commettere degli errori stupidi, quindi magari questa è una di quelle situazioni. Sta di fatto che Kiramatsumoto si avvicina al ring senza alcuna paura. Le parole della Resolution, vedete, le Rebecca Storm sono esemplari. Tu, Aida, è chiamata Aida, come far capire che sia Aida, che sia Cassandra, poco cambia. Noi siamo comunque un'unica entità, noi siamo la Resolution. Nessuno potrà mai fare quello che abbiamo fatto, perché nessuno sarà mai in grado di ripeterlo. Queste sono frasi di una vera comandante, una Rebecca Storm che è cresciuta tantissimo. Però c'è sempre il pallino, no? Ma ok, va tutto bene, ma Rebecca Storm si è considerata di essere la seconda, tra virgolette, perché chi ha il titolo alla fine, dai, fa la differenza. Quello non è un titolo fantomene, che è il titolo secondario della categoria femminile. Quello è il titolo primario del roster di Civilization. A meno che Rebecca Storm non abbia voglia di vincere il titolo di Genesis, che probabilmente però vede una faida molto interessante, e dopo non c'è il ciampo. Chissà. Staremo a vedere. Se di fatto Kagira è sul ring, ci sono anche le altre adesso. Ci sono anche le altre. Attenzione Akira, che sono in tre. Diabolico, sì, un piano veramente diabolico. Sembra quasi uscito dalla mente geniale della sottoscritta. Il problema è che stavolta qualcun altro non l'ha fatta, ma non vi ho torto. Dopo tutto è l'unico modo per cercare di avere un vantaggio sulla più grande di sempre. Complimenti, sì. Mi sta quasi perculando però, cioè dai, Akira in qualche modo lo sta perculando. Ma sapete una cosa? Non siete le sole ad avere un piano? No, proprio no. Akira Matsumoto
ha fatto qualcosa o sa qualcosa o ha portato qualcuno, perché se ha un piano, d'altronde non entra nel ring così, non entrerebbe mai nel ring così. Ma chi ci può essere? Attenzione! Kuma Murakami, ce l'ho stato! È come Murakami! Rebecca scappa! Non ci credo! Rebecca fugge! Ma come Kuma? E ce l'ho stato! Aiuta Kira! Non ci credo! Attenzione perché Rebecca si è fermata! Pizzolina, dove credi di andare, comandante? Sai, ho ascoltato per bene le vostre parole e allora mi sono detta, se davvero siete ciò che dite di essere, perché non lo proviamo? Ad Elimination Chamber! Oh mio Dio! Oh mio Dio, un altro 3 contro 3. Un altro 3 contro 3. Cosa ho fissato? Magari mi sono rubato dal manuale di Cecco. Sentite qui, nella camera dell'eliminazione, voi tre della Resolution e le tre ribelle Kira Jane e Kumo Murakami, tutte per una sola cosa, il titolo femminile di Civilization. Vi conviene dimenticarvi della Resolution perché quell'inferno tutti, e dico tutti, penseranno alla loro supremo. Oh mio Dio! No, vabbè. Roba da pazzi. Tutti contro tutti. La Resolution sarà l'unica cosa. Anche quando il titolo sarà in palio. Lo staremo a vedere, ragazzi. In quel Elimination Chamber. Ma Kuma che aiuta Akira. Questa me la devono spiegare, però. Questa me la devono spiegare. Ma non è tutto. Perché Kuma e Penelope avranno un match stasera. Un match nel quale nessuno, e dico nessuno, potrà interferire. Un match che inizia ora. Oh mio Dio! Mamma mia, ragazzi, ma quanto annunci in poco tempo? Prima Cecco, poi questo, annuncia Mission Chamber. Il ritorno di Kuma e di Jane Austen. Peraltro saranno avversari Mission Chamber, dunque, perché saranno in palio. Ma oggi entrambe aiutano Akira. Qua veramente, ragazzi, sono state tutte grandi rivali. Akira con Jane, Akira con Kuma, soprattutto con Kuma, direi. Visto che con Kuma, cioè, il motivo della. Attenzione qui. Oh, subito! No, vabbè, il plot splash qui sbaglia però Kuma Murakami. Stavo dicendo, l'artefice dell'infortunio di Kuma Murakami è stata proprio Akira Matsumoto. Mentre qui, attenzione, quasi tre però di Penelope. Quindi, veramente strana la vita. Io non so se chiaramente c'è qualcosa sotto, un patto. Forse Akira ha capito l'errore, ha compreso. Cioè, il fatto che il pubblico sta tifando a squarciagola come Murakami, non c'è storia a livello di tifo tra questi due, dai, tra questi due. Sono contentissimo per Kuma che si è ripresa e finalmente è tornata. Però, secondo me, con Akira non può essere fino a qui. Insomma, Elimination Chamber saranno contro, quindi l'alleanza, se c'è mai stata, non ci sarà chiaramente Elimination Chamber. Vediamo, veramente, sono rimasto un po' così. Non so se magari la Resolution ha mancato un po' di rispetto a tutta la divisione, quindi è chiaro con questo atteggiamento, no, di fingere, è chiaro che le altre colleghe non avranno presa bene, però al tempo stesso Kuma che si allea anche parzialmente con Akira è veramente una cosa strana, cioè allearsi con la donna che ti ha infortunato e con la donna che insomma non parla mai bene di te, quindi un po' strana questa vicenda. Kuma però ci sta mettendo più tempo previsto anche perché Penelope, quella che viene mandata in guerra da sola anche come, no, una mascoperta, quindi è sicuramente una lottatrice temibile, magari non la più forte. La Resolution però è completa, è un team completo perché ognuna sa quello che deve fare, qui nessuno può interferire. Pizzolone sarà molto furba in questo. Oh, oh mio Dio, Super Spanish Fly qui, uno, due e tre. No, 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 si salva Penelope, però mi sembra pronta per la rottamazione. Qui deve inventarsi qualcosa. Cercherà di reagire in qualche modo. Colpo all'addome. Poi se la carica. Se la carica. Powerbomb. No, senza flippo. Senza flippo. C'è lo schermetto. Uno, due e tre. No, ribaltata, ribaltata. Uno, due e tre. Mamma mia, che rischio da parte di entrambi i fronti. Su entrambi i fronti abbiamo avuto un grandissimo rischio. Un match magari che non durerà tanto. Cioè, molto, molto veloce, rapido. Godibilissimo e godibile pure parte di entrambe. Penelope sta facendo quello che può come Murakami, però ragazzi è veramente lottatrice che non ti ci fa capire nulla, veramente ti perdi nei meandri del match, veramente lottatrice incredibile. Qui però perde un po' troppo tempo come Murakami e Penelope ne approfitta. Forse l'unico errore vero del match, a parte quello con l'imploding splash, però lì ci poteva stare.
qui forse è un po' troppo militario. E infatti Penelope se la carica. Non ci credo. Spelling Brain Buster! Spelling Brain Buster! Non ci credo di Penelope. Uno, due, tre! Oh, oh. Incredibile. Più vicino di così non poteva andare Penelope. Non poteva andare più vicino di così alla vittoria. Ora l'attendo al varco, un po' troppo pretenziosa qui Penelope. Rincorsa, bro kick addirittura. Bro kick addirittura. E qui vuole chiudere. E qui vuole assolutamente chiudere. Ma come ragazzi non ci sta? Calcione, calcione, difensivo, all'addome. Palla rialza. Ancora Guma, ancora... Che si inventa qui? Oh mio Dio, Butterfly! Però Penelope è più forte fisicamente. Infatti la manda giù anche con quell'armatura. Non è facile da eseguire quella tecnica. Il fatto che Penelope ha ripreso in mano il match in un momento in cui pensavo che Guma potesse ribatterlo. Forse lo fa adesso, ginocchiata. Un po' stordita qui. Il membro della Resolution. Full stop! Poi cerca di andare al paletto, ma si rialza ancora Penelope, non sta giù. Il membro della Resolution non sta giù, come deve colpire anche altrove. Va con questa Dragon Screw e poi ancora lì sul ginocchio a rincarare la dose. Di nuovo come Murakami che non ci sta, la sta distruggendo in ogni minima parte. Veramente che cattiva oggi Kuma però, eh. Sembra molto più determinata, d'altronde non vuole fare brutta figura, anzi vuole dimostrare a tutti di essere pronta. Adesso con questa annuncio di dicembre proprio nella... Camera eliminazione qui ragazzi, è tutto pronto per il suo ultimate moonsault probabilmente, vediamo. No? No, cambia idea, prende lo smash. Si sta quasi divertendo come ragazzi. Sì, l'atteggiamento è anche un po' spocchioso il suo. E ancora, foot stop di nuovo, salta più la parte toracica. Niente, niente, non la vuole chiudere. Questa uppercut violentissima, qui veramente come ragazzi. E infatti questo permette a Penelope di riprendersi con questa European Uppercut, scusate. Kuma però reagisce finalmente, che si mette. Oh, Kuma roll up, attenzione, ce lo schiamento. Uno, due, e niente da fare, si salva, si salva. Penelope però qui viene ancora presa in consegna, lanciata con questa assist. Kuma Murakami deve chiudere il match, è un po' questo problema. Lo è sempre stato per lei, una grandissima lottatrice. Si inventa tantissime tecniche, però poi alla fine, quando deve vincere, a volte fa un po' fatica. Brown kick! Oh! E qua è finita, ragazzi. Qua è veramente finita. C'è la carica. Butterfly suplex. Ma come Murakami in piedi a terra? Clamoroso! Clamoroso! Cosa fa Kuma? Cosa fa Kuma? No! La mossa di Rebecca Storm! White Noise! Non ci voglio credere. E poi tutti a casa. Con il suo ultimate moonsault, il moonsault definitivo ragazzi, schieramento 1, 2 e 3, Kuma Murakami torna e lo fa con una grande vittoria contro uno dei, una delle componenti della Resolution. Match indietro da Pizzatellona, attenzione perché in gara ci sarà anche Jane Austen, oltre a Ghira chiaramente, ma oltretutto della Resolution, perché poi c'è anche da pensare che c'è un titolo in palio, quindi non è detto che quelle Resolution saranno quesi anche la Elimination Chamber, non è assolutamente detto. E non vorrei che Rebecca Storm alla fine avesse provato tutto un po' per accontentare Cassandra e poi per prendersi il titolo Elimination Chamber. Potrebbe essere questo un piano, vedremo un po' se sarà così la Elimination Chamber. Altro match, questo Elimination Chamber è veramente molto curioso, veramente molto molto curioso. Per il fatto che Kuma vince, e devo dire la verità, vince e convince al non al 100%, ma convince in larga scala, su larga scala, diciamo così, in larga parte. Ora però sembra tutto pronto per il match che vedrà la Staple Force formato da Big Raff e Graziano contro il Six Dragon formato ovviamente da Entox, Raver e Six. Un match indietro ovviamente nel pre-show, se possiamo dire così, prima dell'intro. Eccoli qui i due pronti. Peraltro c'è da dire che questa Staple Force devono ancora conoscere i loro misteriosi aggressori. Non vorrei che quest'oggi potrebbe succedere una cosa del genere. Stavolta potremmo anche magari conoscerne l'identità quest'oggi. Speriamo, perché insomma è un Chamber vicino e la Stavo Forza deve avere un match. Sono un team che in ogni interview sono un match. Perché sono un team importante che nella federazione sta facendo benissimo. E gli Black non possono far da meno. E questo è molto importante, Calvinus è il nuovo di business. Sa che avere gente così che va bene in altre federazioni, che vince, conquista titoli in altre federazioni, può fare
non può mancare ai verdi. Quindi è fondamentale utilizzare in un certo modo. Si tratta di business, magari qualcuno potrebbe anche non credere, però si parla di business e il wrestling oggi, in un modo o nell'altro, si chiama business. Cioè, non è una federazione isolata dal resto del mondo, dove no. È importante, è come con Ulfa. Ulfa è arrivato a un match del titolo, però ha vinto, perché da. Però quando c'erano degli aiuti, sono stati dati aiuti, ovviamente a Bethlehemia, perché Ulfa garantiva un successo elevato. Ora che Ulfa non c'è più, magari la dirigenza potrebbe, tra virgolette, accanirsi sulla Stable Forza, ovviamente accanirsi nel senso che dà loro delle chance importanti, magari a differenza di altri vecchi. Comunque siamo in un periodo dove ci sono tantissimi tech team, quindi questo sicuramente fa bene alla crescita della categoria. Non si smette mai di crescere, come diceva qualcuno, di imparare, quindi è importante non dimenticarci di questa categoria. Abbiamo diversi, ripeto, tech team. E un tech team che ultimamente non sta facendo bene, ma che comunque lotta anche sempre abbastanza bene, è proprio quello del Six Dragon. Un tech team che forse dovrebbe pagare meno le stecche, ecco. Infatti io penso che la Stable of Force, team come la Stable of Force, come i Brothers in Arms e come la Real Truth, siano team non belli, tanto belli da vedere, ma quanto concreti. Forse questa è la mossa giusta per fare passi in avanti in WWF. Però è chiaro pure che Trevor è sempre stato molto legato all'estetica, a parte quando ha rivoltato, ha voltato le spalle al pubblico. Six lo conosciamo, il maestro dell'estremo, quindi cioè, lui vive per questo, per queste gesta così spericolate, come togliere l'aria, come se venisse tolto l'ossigeno. Non si può, ragazzi. È tutto pronto per questo 2 contro 2, Stable Force contro Six Dragon, un match comunque, ripeto, indetto da Calvinus proprio prima dell'intro. E non un match a caso, nel senso che comunque Six Dragon avranno voglia di rifarsi, quindi per la Stable Force non sarà facile. Poi la Stable Force ha questo talone da kill, questo tarlo di nome, o meglio senza nome, perché non sappiamo chi le abbia aggredite, quindi insomma, vedremo se conosceremo il nome di questi due aggressori quest'oggi o a Genesis o addirittura a Mission Champion, che non è detto. Qui intanto Revor, mamma mia ragazzi, Revor non ha qui ancora la bicicletta per Big Rafa, non un avversario facile. Sappiamo che non devono sottovalutare quello del Six Dragon, perché Six Dragon sicuramente non sottovaluteranno i loro avversari. Allo stesso tempo la Stable Force non deve sottovalutare. Forse è vero che avranno la testa altrove, quindi magari non sarà facile, però alla fine penso riusciranno a prevalere, perché al momento mi sembrano più forti del Six Dragon. Solo per questo, e questo fa tutta anche la differenza del mondo, però devi avere anche le giuste motivazioni. Se non le hai, potresti anche incappare in qualche sconfitta, Quindi attenzione a Stable of Force qui, molto bene in questa 1916 da parte di Big Rafa, che poi forse fosse lui darà il cambio, invece ancora no, giro chiaro, bella lì. E adesso c'è il tag nei confronti di Graziano, bello fresco, contro un Refor chiaramente che deve riprendersi. Qui Graziano un po' troppo prevedibile, infatti Refor può dare subito il tag a Six. Entra dunque dalla parte Six l'altro Graziano. Six sfrutta un momento di indecisione di Graziano, che era un po' con la testa altrove. Questi sono errori. Questa forza non può permettersi, perché è vero, si sentono superiori, ma questo dovrebbe essere anche un errore di sottovalutare i tuoi avversari. Questa forza non può permettersi questo, perché ci sta che perdi contro un team magari dei più elevati, okay, ma perdere contro il Six Dragon sarebbe veramente una presa per i fondelli clamorosa. Cioè, ripeto, non voglio mancare rispetto a Refor e Six, che singolarmente sono due ottimi atleti, ma in coppia hanno fatto veramente troppo poco. Hanno avuto una grande chance per WrestleMania contro la Real Truth, quest'ultima è riuscita a batterli anche abbastanza in maniera agevole. Qui intanto cosa fa Graziano? Moonsault 1, 2, 3, no, uno standing moonsault veramente. Poi si è un movimento qui da parte di Graziano. Devo dire che Stable of Force non è solo un team collaudato, ma anche singolarmente mi sono dei lottatori molto preparati, anche se qui però Six è molto lesto a seguire la Twist of Fate. Cioè,
che salva la Strapple Force. Calvin Nunza starà guardando questo match perché sono due uomini importanti della Demon Light ormai, Bigraf e Graziano al secolo Strapple Force. E sappiamo come, insomma, la Demon Light debba essere un esercito, non solo una stable, mentre qui bravissimi i Refor e Six. Quindi per Calvin Nunza è importante mantenere la coesione all'interno del gruppo. Tanto qui Rob Breaker. Qui poi i Rob Breaker che hanno salvato quelli della Strapple Force, diciamo che la fortuna aiuta gli audaci, però insomma qui anche errore forse di Refor, no? Questo quando non lotti sempre in singola tensione può avere questi problemi, no? Che sembrano legati all'inesperienza, invece no, sono problemi del fatto che non lotti più in singola tensione. Qui intanto Bionic Elbow da parte, no, entra fuori da parte di Graziano. Guardate la reazione di Refor, che è molto bravo, è un grandissimo campione Renzo Refor, che cioè Graziano sta lottando contro un grandissimo, cioè non sta lottando contro uno dei tanti. Magari Six non è a livello di Refor, quindi Six magari è un po' più semplice, però qui è bravissimo Graziano con questo German Suplex. Poi tentativo di tecniche, forse di Powerbomb, entra fuori, bravissimo lavoro, zigzag, no! Grande Graziano a recuperare la carreggiata e poi c'è il tag molto veloce, quelli della Strapple Force fanno bene, devono essere veloci perché dall'altra parte la velocità è proprio il cavolo di battaglia di Refor di Six, quindi devono essere rapidi, devono sfruttare il momento la Strapple Force. Si continua ancora con questa Master Destruction da parte di Big Rafa, doppio calcione, 1, 2, cioè però Six forse comunque non avrebbe chiuso questo, mi sembra un po' troppo pretenzioso questo atteggiamento di Big Rafa. È chiaro che quelli della Strapple Force, ripeto, sì, va bene lottare, giusto, perché appunto sono un team formidabile, famoso, però diciamo che staranno pensando a misteriosi aggressori, quindi credo che la loro attenzione principale sia rivolta appunto a quei due che si nascondono ancora nell'ombra. Intanto attenzione perché Refor ha sfruttato il momento. Qui però perde troppo tempo a Tox Refor, perde veramente troppo tempo. Invece no, va a segno. Quest'altro l'area, ma Bigraffa non sta giù. E ancora lo Red Scissor, ancora Red Scissor da parte di Refor. Bigraffa è veramente un grande incassatore. Ginocchiata, no, entra fuori! Black Mass addirittura. C'è il tag nei confronti di Graziano. E allora Refor giustamente va a dare il tag nei confronti di Six. Si ritorna come prima, con Six e Graziano nel ring. Six dice, io ti cancellerò. Però, insomma, devi prima cancellarlo, prima dirlo, insomma. Prima combatti e poi puoi dire tutto quello che vuoi. Infatti, colpo all'addome e c'è la Last Ride. C'era la Last Ride Powerbomb, anzi, la Last Ride Sit Up Powerbomb di Graziano. Uno, due, tre. Mamma mia, che rischio per Six. Questa è una delle tecniche principali, marchio di fabbrica da parte di Graziano. Six però non desiste, Six vuole ancora essere parte del match. Qui bravo Graziano a occuparsi di Refor, ma non deve distrarsi, non deve perdere di vista Six. Infatti con la capriola vede il tutto e poi questa Jumping DDT in versione tornado da parte di Six. Graziano cerca di rialzarsi, ma Six è già al paletto, Six è già al paletto, fa lo smash e l'aveva visto. Qui Six è troppo spericolata. Questo è il punto debole di Six. Bello, bello, intanto no. Bravissimo quest'ultimo. Il Cavaliere del Vento, il Guerriero dell'Estremo a riprendersi. Il maestro della spericolatezza. E poi Reverse Twist of Fate. Mamma mia, ragazzi. Straordinario con Six che deve trascinare al centro del ring. Troppo lento Six, però, Qui va lo schienamento, vediamo se basta. Uno, due, infatti, solo due, forse neanche due perché ci ha messo troppo tempo per procedere al pinfall. Intanto c'è ancora il tag nei confronti di Refor che è più fresco, deve sfruttare il momento, ma sbaglia, Graziano se l'aspettava. Qui forse Six ha sbagliato le tempistiche per questo tag. Qui Graziano infatti se n'era avveduto, ma anche Refor è più fresco adesso. Graziano ancora, insomma, quella Reverse Twist of Fate, niente da fare qui, mamma mia, zigzag e poi Dragon Shot e rampa di lancio, ragazzi. Qui se Graziano viene preso è finita, la Strapple Force potrebbe perdere il primo match. Oh, l'ha preso, l'ha preso, l'ha preso, l'ha preso, c'è lo schieramento, non ci credo, non ci credo. Uno, però c'è Big Raffa, qui l'arbitro, a parte ci ha messo 3 anni per procedere al conteggio, però, insomma,
Queste sono interferenze che a me non piacciono, sinceramente. Qui intanto ancora la stranzita Warbound, stavolta su Revor. Stavolta su Revor. Non va, non procede lo schienamento, giustamente Graziano, anche perché Six potrebbe interferire, quindi va attendo al varco. Però qui Giraffa deve fare il suo sporco lavoro, in questo caso. E allora sì, fa segno con la sua Powerbomb! C'è lo schieramento, vediamo! Uno, due, e c'è Robbreaker. Qui Six veramente ha spostato a tal punto il corpo di Graziano per permettere poi l'attivazione del Robbreaker. Diciamo che Six sarà anche un po' fortunato. E sfortunato, possiamo dirlo, sfortunato Graziano, assolutamente. Protezione a Revor, però si riprende molto bene. German Suplex! German Suplex di Revor, che ora, attenzione, potrebbe sfruttare il momento perché Big Graffa non si fa più vedere. Giro Chiara sbaglia questo spinning e poi viene quasi un Bionic Elbow da parte di Graziano, una sorta di Bionic Elbow. Ancora Revor, no, respinge il tutto, troppo lento qui Graziano, che si mette Revor, roll up, non ci credo, lo chiude, uno, due, niente da fare, solo due. Allora Revor va dal paletto, deve sbrigarsi, deve essere repentino Revor, full stop, a vuoto clamorosamente, a vuoto clamorosamente, e allora Graziano lo prende, powerbomb diretta sul ring. Mamma mia ragazzi, che botta! Ed ora è il turno di Big Graffa. Ora è il turno di Big Graffa che potrebbe chiudere con la sua ginocchiata devastante. La distanza c'è. La distanza c'è. No, forse no la ginocchiata. Il pacchetto! Il pacchetto! C'è lo schieramento! C'è lo schieramento! Uno, due, e tre! Six è in ritardo e la Stable Force porta a casa un match che stava diventando molto complicato, più complicato del previsto. Questo lo dobbiamo ammettere, tutti quanti. Grande performance della Six Dragon, ma dopo una decina di minuti la Stable Force trova la vittoria. Probabilmente una Stable Force un po' confusa anche dai recenti avvenimenti, no? Il fatto che qualcuno diciamo agisce nell'ombra. Loro però sono dei duri, provengono da veramente delle terre desolate, quindi, e anche dalle terre dei vincenti, per la musica. Six e Revor hanno fatto il massimo, grande performance, niente da dire, però la vittoria va a questi due, Big Graffa e Graziano al secolo, la Stable Force, grande, assolutamente grande affermazione, dei misteriosi aggressori nemmeno l'ombra, a questo punto dovremmo rimandare o a Genesis eventualmente, ma penso a Mission Chamber, quanto pare. Congratulazioni a Stable Force! Il vostro nome è coerente con le vostre azioni, almeno finché noi non ci incontreremo. Magari a Genesis, magari in Mission Chamber. Ma attenzione! Ma di chi è questa voce? Probabilmente a Genesis ne sapremo di più, se di fatto che Big Graffa e Graziano se ne vanno. Se ne vanno con la coda tra le gambe, proprio perché avrebbero voluto scoprire il nome di questa aggressione, invece non si sa. Probabilmente lo scopriremo a Genesis, staremo un po' a vedere. Noi ci fermiamo un attimo, ragazzi, e torniamo tra poco. Like the black kids in Chirac, bitch. Four in the morning, and I'm zoning. They say I'm possessed. It's
it's an omen. I keep it 300, like the Romans, 300 bitches. We're the Trojans, baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. So follow me, yucca, this shit about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go, and there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your ass. Coming soon, I feel totally lost. If I'm asking for help, it's only because being with you has opened my eyes. Could I ever believe such a perfect surprise? I keep asking myself, wondering how. I keep closing my eyes, but I can't look you out. Wanna fly to a place where it's just you and me. Per il match che vede da una parte Clarissa Howard, dall'altra Karen Cardiff, perché in Cardiff insomma ci si deve aspettare una grande performance dopo l'annuncio settimana scorsa, perché al Michael Chamber lei, Karen Cardiff e ovviamente Alice Walker, la regina, si affronteranno per decidere chi è una volta per tutte la migliore. Comunque, sappiamo che nel wrestling poi il migliore è soltanto a livello diciamo periodico, no? Perché non si può definire poi totalmente. Chiaro che Karen Cardiff ha una storia più breve di quella di Alice Walker, quindi sembrerebbe anche più facilitata a poter vincere questo match. Su Walker ha fatto anche di più, però come detto sarà la last woman standing match, quindi tutto è probabile. Qui intanto Karen Cardiff Fisherman Buster, 1, 2 e 3. No, che rischio qui per Clarissa. Settimana scorsa Alice Walker si è sbarazzata di Tina Howard e oggi tocca l'altra sorella. Insomma, qui le Howard non vivono un ottimo periodo, dopo anche le sconfitte entrambe contro Akira, quando Akira appunto fino a settimana scorsa era campionessa. Qui intanto spear però di Clarissa Howard, spear, schienamento, non ci credo. 1, 2 e 3. Qui però Karen Cardiff deve stare attento, perché anche Alice Walker ha la spiera come marchio di fabbrica, e quindi deve evitare mosse del genere, perché un conto Clarissa che non è così poderosa, così potente come Alice invece. Oh, qui però Karen Cardiff se ne frega di tutto e tutti. Standard Millionaire, c'è lo schienamento, attenzione. 1, 2 e 3. No, soltanto 2. Si prosegue il match avanti. Però Karen Cardiff mi sembra veramente informissima, ragazzi, per la Spuma Stand contro il suo, che se qui sbaglia il Frog Splash, il match non deve andare troppo per lunghe, per diciamo la salute fisica di Karen Cardiff. Anche se qui Clarissa Howard non le manda a dire, va in corsa, sbaglia completamente. Che errore qui di misura di Clarissa Howard, guardate qui, Fisherman Suplex da parte di Karen Cardiff, 1, 2 e non c'è il 3, veramente per poco. Karen Cardiff che
insomma, comunque mi sembra in forma. Qui va forse con il Frog Splash, anzi con Leg Drop. Cambia l'ultimo. Cambia veramente l'ultimo. Forse Clarissa questo cambiamento non se l'aspettava. E allora se l'è cucato. E ora si cucherà pure la mossa migliore di Karen Cardiff. Invece niente a fare. Ancora Clarissa. Ancora Clarissa. Powerbomb. Uno. Due. No. Karen Cardiff solleva la spalla. Si salva. Match avanti Karen Cardiff. Però. Vabbè. Spinneranno a schifo. E qui la stordita. Quel tanto che basta per seguire la sua mossa migliore. C'è lo schienamento, ragazzi. Uno, due e tre. Karen Cardiff batte, cioè, diciamo, piuttosto agevolmente Clarissa Howard. Lo fa convincendo assolutamente al 100%. È una Karen Cardiff veramente in condizione entusiasmante. Così come visto, una grandissima condizione da parte di Swalker. Nonostante le due abbiano perso le coppie inizio anno, si sono ritrovate più volte contro e alla fine chiuderanno l'anno proprio in questo modo, con questa sfida Elimination Chamber, Last Woman Standing Match. Ovviamente un match importantissimo anche per la stessa categoria, non solo per loro due. Io penso che chi vince questo match dovrebbe ambire a uno dei tre titoli femminili singoli, quello Phantom Maiden, quello femminile di Civilization, magari dentro con le Jazz. Siamo a vedere, forse è più probabile con le Civilization dopo Elimination Chamber. Però è vero che a Civilization abbiamo anche tantissime superstar a livello femminile, quindi vedremo un po'. Ora però il turno del secondo. Attenzione, che succede? Oh, c'è Alice Walker! Vediamo. Oh, c'è un face to face tra le due. Elimination Chamber. Avremo, ragazzi, Last Woman Standing Match da una parte di Walker, dall'altra Karen Cardiff. Tutto pronto per questo grande incontro. Manca soltanto, appunto, il più per più. Noi, ragazzi, vi lasciamo gustare gli ingressi della prima semifinale che vede Erudo contro Star Clash. Stare con noi.
me. I'm going out blasting, taking my enemies with me. I'm going out blasting, taking my enemies with me. I'm going out blasting, taking my enemies with me. I'm going out blasting, taking my enemies with me. Eccoci di nuovo con voi con il penultimo match della serata, perché Rude affronterà Star Crusher nella prima semifinale del torneo valevole per il vacante titolo Division. L'altro sarà Rod Jr. contro Victor Orton, altro match veramente interessante, chiaramente forse il più interessante delle due semifinali, però anche questo, perché per Star Crusher questa è un'occasione d'oro, veramente battere Rudo, che non sarà facile, perché Rudo è in questo periodo veramente, mi sembra quasi imbattibile, non dico imbattibile perché ha perso contro Jay Austin, ma anche battuto Jack Allen, se ricordiamo, quindi. Però vorrei spendere un attimo due parole su quello che è successo poc'anzi. Non l'abbiamo commentato insieme. Kimila è apparsa, stava parlando con qualcuno. Ora, questo qualcuno gli ha quasi detto: segui questo, il tuo percorso, cioè noi abbiamo bisogno di te. Ma che cosa succede? Perché già dalla settimana scorsa di Civilization che sembrerebbe essere, no, qualcuno dice: tu sei la prescelta. Ma di che cosa? Non lo capiamo. Non riusciamo a comprendere perché, di cosa lei è la prescelta. Prescelta di cosa? E questa è una situazione veramente molto strana, probabilmente ne verremo a conoscenza, avremo qualche informazione in più nelle prossime settimane. Quindi dato attenzione al schieramento dopo questo short lariat da parte di Erudo, ma solo contro i due, si prosegue. Situazione su situazione qui a Civilization, ma anche a Genesis, E peraltro la finalissima del torneo del Tito Television l'avremo in quella di Elimination Chamber, quindi altra, diciamo, pietra miliare di questo overview. Qui intanto la regia, insomma, ci mostra il fondo schiena, o comunque la schiena del direttore di gara. Sinceramente, vabbè, si sono fatti un po' di qualche strana sostanza stupefacente di regia. Però vabbè ragazzi, io sono soltanto un povero commentatore che è qui a descrivervi quello che accade e quello che possono essere i miei pensieri, ecco, chiaramente. Non comando io la regia. Quindi attenzione, Star Crusher vuole invece lui comandare il match con questo Love Rock Kick seguito perfettamente all'angolo. E poi è pronto per la sua variante della 619. Ne tra fare. E Rudo ha studiato bene. Questa è una mossa troppo rischiosa, perché poi devi anche eseguire, cioè non finisce lì la tecnica chiaramente. Quindi è una tecnica che contro gente come Rudo, che ti segue questo Pro Kick, è poco efficace. 1-2 e non c'è il 3. Per pochissimo si salva, ragazzi, si salva qui Star Crusher, però deve essere più concreto, cioè lui le ha le tecniche importanti, alla Spear, alla Star Buster, ha tante tecniche di potenza, mentre guardate Rudo che si inventa la paletto. 1-2, solo 2 però. È peccato che non c'è il mio collega Davide, oggi sono orfano di lui, e devo dire che comunque avrebbe apprezzato questa tenacia di Star Crusher, almeno penso. Intanto Barrel Huracanrana da parte di Star Crusher, che si inventa forza di nuovo, vediamo se stavolta va a segno, però forse stavolta sì, perché è più stordito di prima, è Rudo. E ora però Star Crusher deve anche chiudere il match, lo rialza. Vedi, un po' troppo lento, non se la sente di andare in springboard. E allora Starbuster! Starbuster!
Star Buster! Uno, due, tre, no! Si salva il Rudo, si salva! E beh, d'altronde per battere uno come lui, per battere uno della dinastia, insomma, di Roxxon, lui è il fratello di Brown, non è proprio il, non è, non fa parte proprio della dinastia di Roxxon, ma i due hanno lottato insieme, quindi... Uno, due, e tre, no, niente da fare. Attenzione perché Rudo veramente ha implementato anche delle tecniche come questo roll-up, improvvise, lottatore che secondo me negli ultimi mesi sta facendo di più che negli ultimi anni, che però c'è la spam buster di Star Crusher eseguita perfettamente peraltro. Uno, due e tre, no, shoulder up da parte di Rudo, che si salva ancora. Il match prosegue, il pubblico comunque mi sembra molto entusiasta di questa prima semifinale. Sono stati tutti i primi quattro match tutti molto belli. E devo dire che mi hanno anche sorpreso. Forse il meno bello è stato quello tra Victor Orton e Tox Reaper, ma è stato molto veloce quello, diciamo la verità. Alla fine, se ti prendi, se ti cucchi una piega, io ci sta che tu rimani a terra per il conto dei tre, eh? Quindi ci può stare. Qui però Star Crash non vuole starci lui. Arecipo va assieme con questa, questo uppercut. Qui sbaglia però Star Crash, troppo prevedibile. Guardate qui, no! Sbaglia anche Rudo. Che reazione ragazzi da parte di Star Crash, che attendo il varco. E poi la trappa di DDT, la mossa che gli ha permesso di superare il turno. Non ci credo. Uno, due e tre, no! Mamma mia ragazzi, per rotto della cuffia si salva. Per il rotto della cuffia si salva e Rudo, clamoroso, veramente clamoroso. C'è la Ship, attenzione, ancora dropkick e poi Stanley Moonsault. Ti starà uno, due, adesso a malapena due. Rudo c'è e Rudo non vuole abdicare, ci riprova qui. Ma troppo prevedibile Star, è la seconda volta che sbagli con questo Stanley Moonsault. Ma poi non lo puoi ripetere, no? L'hai già eseguito prima. Chuck Slam, no! Star Crusher! Devo prendere! Jumpy DDT! Anzi, Jumpy Face Buster e poi, ragazzi... Oh mio Dio, non ci credo. No, non mi dite che è vero! Spear! No, vabbè. Star Crusher va in finale! Uno, due e tre, no, si salva, è solo due, clamoroso. Star Crusher qui sta prendendo col direttore di gara, non ci credo. Qui Star Crusher sta sbagliando completamente, aveva la chance incredibile di essere in un pay per view da solo contro uno tra Rod e Victor, e invece si cucca il big boot di Rudo, che poi dice ora la chiudiamo qui. Oh, mamma mia, Randall's Kick pazzesco, e poi pizzica l'aria perché siamo pronti per la sua mossa migliore, la Chop Slam. No, non vuole chiudere, vuole essere certo che Star Crash non si rialza. No, addirittura il Venom, mamma mia, il Venom Spit e poi oh, il Poison Mist se preferite, poi Pump Kick. Uno, due e tre, e Rudo senza scrupoli, senza pietà, batte Star Crash e dimostra veramente di essere una... Secondo me io vado con lui, punto su lui perché mi sembra il lottatore più in forma al momento. È vero che Victor Orton è imprevedibile, è vero che Rod ha una grande motivazione, ma quest'uomo è Rudo, mi sembra in una forma, ragazzi, incredibile. Certo è tutto, è molto difficile, no, prevedere chi possa vincere, però a questo punto uno di questi tre. Chiaramente a New Chamber ci andrà uno tra Rod e Victor Orton contro Rudo. E Rudo ha già un posto assegnato nel pay per view, nell'ultimo pay per view dell'anno. Questo già dimostra come veramente abbia, da quando è tornato ha dimostrato un grandissimo impegno, forse quell'impegno che a volte gli mancava, no? Non tanto a livello agonistico quanto anche fuori dal ring. Mi sembra lottatore che anche fuori dal ring è forse uno stile di vita migliore, diciamo così. Comunque, ragazzi, ci fermiamo un attimo, tra poco tocca al nostro main event perché David Johnson affronta di Apocalypse, titolo All Star in palio. Restare con noi, mi raccomando.
The following contest is scheduled for one fall and is for the All-Star Championship. Introducing the champion from Miami, Florida, weighing in at 265 pounds, he is the All-Star Champion, David Johnson.
Titolo All-Star in palio, ragazzi, da una parte il primo ospitante di Apocalypse, dall'altra il campione All-Star, appunto, David Johnson, il Montilla, che oggi è la sua prima difesa, dopo averlo conquistato contro Wolf in quel di Alien Cell. Perché si è arrivati a questo match? Semplicemente perché settimana scorsa di Apocalypse ha schienato nel tag team match David Johnson, quando Tyler Penn ha schienato a sua volta, o meglio, quando Tyler Penn a sua volta ha abbandonato David Johnson, Apocalypse ne ha approfittato e ha schienato appunto il campione. Però c'è da chiedersi se Apocalypse oggi dovesse vincere e battere David Johnson, e se tra Tyler Penn c'è veramente un'alleanza, un ritorno quasi da al passato per Tyler Penn con Calvin Woods, dopo un conflitto di interessi. Forse non c'è grande, forse non credo che possa abbattere, non so, da questo punto di vista. Però certo, per Apocalypse questa era una grandissima vittoria. Forse non credono, l'unica spiegazione plausibile è che quelli che stanno lì in alto non credono che David Johnson possa perdere appunto contro Apocalypse. Questa è l'unica spiegazione plausibile. Perché insomma, è chiaro che sulla carta mi sembra David Johnson un passo avanti, però Apocalypse è sempre un mostro, uno di quelli che per battere ce ne vuole, quindi non è comunque scontata la vittoria di David Johnson, anche se migliore di Apocalypse, assolutamente. Cioè, wrestling poi tutto può succedere, però insomma vedremo un po'. Certo che se fossi in Apocalypse mi farei però due conti, perché poi alliarsi con Tyler Penn e poi dopo uno dei miei componenti, no, della Demon Light vince il titolo da WWF? L'unica risposta ve l'ho data prima, cioè che non, ormai in Apocalypse si ha poca fiducia, non è più forse l'arma di prima, dell'anno scorso. Quintata attenzione, gira negli occhi di David Johnson, che in qualche modo cerca, si riesce a vincolare, poi power bomb del campione. 1 2, e non c'è 3. D'altronde non sarà un match iper spettacolare questo, però insomma i match belli questa sera ne abbiamo visti, tra il tag team match e poi match 1-1, veramente abbiamo avuto anche un match di Axel bendato, quindi insomma più di così. Questo è il nostro ultimo match della serata, il nostro main event, cioè, per il titolo All-Star, un titolo che se David dovesse poi difenderlo verrà difeso anche contro Tyler Payne a questo punto, quindi insomma tanta roba. La slide qui, 1 2, e non c'è il 3, non c'è il 3, si prosegue il match avanti. Però David qui sta rischiando troppo, Chiaro che con Apocalypse non puoi dominare, e David lo sa bene. Deve sfruttare il minimo errore. Apocalypse non è uno che dura molto, quindi devi farlo correre, ecco, devi sfiancarlo con queste diagonali errate che poi le sbaglia molto, quindi devi farlo stancare, devi farlo fiaccare. E non è comunque un'impresa difficilissima, visto che è un gigante. Oh! Attenzione! Big ending addirittura, 1 2 e 3, che rischio per Apocalypse, 2 e 3 quarti e 19 ventesimi. A quanto pare David forse dentro la Montilla Bottom, vediamo se ce l'ha Montilla Bottom, forse non l'ha preso, non l'ha sollevato tantissimo, vediamo. 1 2, e infatti Apocalypse si ribella in qualche modo. Che dire, qui David sbaglia ovviamente, infatti clamoroso errore di David, che forse pensava addirittura di battere con una Montilla botto. Qui a Apocalypse lo prende, no, lo voleva incatenare, imprigionare nella sua letale tecnica di sottomissione, ma non ce l'ha fatta. David Johnson qui prende le misure, si dava punch, niente da fare, e invece Apocalypse a prenderlo, l'ha messo dentro, ragazzi, ma ci sono le corde. Qui David c'ha un culo della Madonna, scusate questi termini un poco avvezzi magari in questo momento, però cioè, ragazzi, c'ha un culo veramente incredibile David Johnson, veramente. Qui a Apocalypse sarà anche sfortunato, e qui se Sears vuole farsi vedere, deve farsi vedere. Ripeto, non so se dietro c'è qualcosa che non mi torna, perché io avrei portato qualcuno ad aiutare, magari Sears direttamente a bordo ring, no? Per aiutarlo in un momento di difficoltà come questo. Attenzione, sbaglia completamente però David Johnson. Ancora landslide. No, David si ribella in qualche modo con una serie di gomitate. Poi Saitama Punch del Montilla, che lo deve soltanto portare al centro ring e procedere con lo scanamento. Ma c'è Sears, ecco qui, finalmente Sears si palesa. Non lo sapevo.
David, non ti distrarre, ma è chiaro che è tutto un diversivo questo per permettere all'Apocalypse di colpire le spalle. David Johnson, no, non ci credo. Ma non ci credo, ma non ci credo. Ma come? Ma come? No, David, si ribella! David, si ribella! Attenzione! Matteo! Bottom! Non basta, non basta, non serve l'interferenza di Andrew Sears perché David Johnson ne segue un'altra, nonostante il taglio al sopracciglio, ne segue un'altra. E non vuole chiuderlo qui, perché? Cosa vuol fare qui, David? Oh, forse ho capito, forse l'abbiamo capito un po' tutti. Il People's Elbow è l'arma di distruzione di massa che andrà a chiudere The Apocalypse! C'è lo schieramento! Uno, due e tre! Nonostante l'intervento, diciamo, indiretto, interferenza, il palesarsi sullo stage di Andrew Sears, il montiglia David Johnson resiste, dimostra che comunque nonostante interferenze lui è campione. Questo vuol dire tanto, tutte le parole di Tyler Payne, una risposta quasi alle parole di Tyler Payne. Vabbè, io anche con interferenze vinco. Nonostante l'interferenza vinco. Vuol dire che comunque abbiamo a che fare con un grande campione. Sì, avrà vinto in maniera un po' così Alien Cell, però stasera ha dimostrato di essere un grandissimo campione per l'ennesima volta, avrà il sangue che gli scorre lungo il viso. Però, insomma, ragazzi, voglio dire, Eddie Johnson è una leggenda, cioè non è l'ultimo arrivato, ok, le parole di Tyler Payne, un po' perplessità riguardo alla vittoria, ok, però è David Johnson, non ce lo dimentichiamo mai. Non è l'ultimo arrivato, anzi, tutt'altro. E beh, grande vittoria, grande affermazione per il Montiglia David Johnson, che dunque affronterà Tyler Payne, ufficializzato questo match in quel del Elimination Chamber, titolo All-Star in palio. Non sarà facile per David, specialmente se è vero che Tyler Payne si è rialleato con Katy Moose, stavolta anche con la Diva Live. Intanto si lascia la scena. Non sarà facile perché Tyler Payne, se si è alleato con la Diva Live, avrà un sacco di aliati appunto dalla sua parte. Attenzione, attenzione, però questo non è Tyler Payne, questo è il presidente in persona, è l'illuminato, è Calvin Woods che si palesa qui a Civilization e probabilmente raggiungerà il Montilla. Pensavo comunque l'ufficialità ci fosse già stata, cioè ormai lo sappiamo. Probabilmente manca qualcosa, sembrerebbe dire o pensare Calvin Woods da lì sopra, l'entrata sua. Una delle più spettacolari, anche una delle più arroganti, diciamo così. L'uomo si sente al settimo cielo. Non perché è su quella pedana, chiaramente, ma perché anche quando tocca la terra con i propri piedi si sente al settimo cielo. Quindi veramente un arrogante figlio di una donna. Quelli che mai vorresti conoscere, mai fare affare con Calvin Woods, oppure uno così è riuscito a creare un esercito, non uno stile. Un esercito. Cioè lui gli ha messo le mani a lui. Non è che magari tutto l'orto non farà di fare con qualcuno. Essere la resolution stessa, no? D'altronde la particolarità della linea là è che all'interno della Johnson creando il miglior match della storia della WWF tra David Johnson e Max Huger, quindi comunque nutre un grande rispetto per David Johnson.
Però David Johnson chiaramente non si allierà mai, almeno così pare, all'illuminato. Poi sappiamo che nel wrestling tutto può succedere, per carità, quindi non metto mai la mano sul fuoco, però così sembrerebbe, insomma. Tutto pronto perché dovrà dirci qualcosa. Ci sarà questo ultimo face to face per chiudere la puntata di Civilization, che quest'oggi è ricchissima di eventi, anche di match, molto molto gradevoli, quindi veramente molto intensi. E alcuni anche inaspettati, diciamo così. Alcuni ritorni anche. Congratulazioni Dave, il tuo talento non si discute, è vero. Peccato che tu abbia scelto di supportare la parte sbagliata. Vabbè. Che dire, c'è poco da dire. C'è veramente poco, poco da dire. David non risponde, lo guarda male. L'ultima volta gli ha rifilato un Superman Punch, stavolta fossi lui non lo rifarei, infatti. Non credo che lo rifaccia, perché potrebbe togliere il titolo d'ufficio. Sempre meglio evitare queste situazioni, che potrebbero, comunque possono essere evitate assolutamente. Però Gabinuzzo quasi lo prova e dice vabbè, me ne vado. Ah, quasi dimenticavo, qualcun altro ha scelto di supportare The Good Side. No, eh beh, è chiaro, dai, è chiaro. L'abbiamo visto prima dell'intro. Non può essere che lui. È Tyler Payne, dai. Questo è poco ma sicuro. Eccolo qui, Tyler Payne, che assale David Johnson con la serie, quindi è ufficiale. Ora non abbiamo più... Se prima avevamo dei piccoli dubbi, adesso però non ci abbiamo. Oh! Bitter ending, ragazzi. E poi addirittura sulla sedia. Cosa vuol fare sulla sedia? No, no, attenzione, attenzione, da stampo sulla sedia! Ma David si sta già rialzando qui. Infatti, perché già sei in piedi, allora ti tiro un'altra sediata. Qui si sta prendendo un grande vantaggio di Elimination Chamber. Si sta prendendo un grandissimo vantaggio. E tu la prendi anche una mazza, una sedia non gli basta. Quest'uomo è pazzo. Quest'uomo è la violenza fatta in persona, è l'anti-wrestling. D'altronde l'abbiamo visto contro Jack Adams, l'abbiamo visto, no? Quando arrivò al suo primo pay-per-view. E ricordiamo che contro Wolf perse solo per interferenza. Poi è vero che non sappiamo come sarebbe andato a finire se non ci fosse stata interferenza. Che nel wrestling, insomma, può succedere di tutto. Però era in grande dominio del match, dai, parliamoci chiaro. Quindi intanto il dominio lo sta mettendo in mostra grazie alla sua violenza e agli oggetti contundenti. È vero che David è stanco, è vero che è stato preso alla sprovvista, però... Contro Tyler Payne sarà tutto fuorché una passeggiata. Sì, non ha, chiaramente anche con Apocalypse non è stata una passeggiata, però insomma, c'è una grande differenza tra Tyler Payne e, diciamo, sa utilizzare anche l'intelletto. Quindi attenzione, perché David Johnson cerca di reagire in qualche modo, ma Tyler Payne ancora la meglio. Oh mio Dio, guardate qui, mamma mia che potenza. C'è poco da dire, ragazzi, c'è poco da dire. Tyler Payne d'altronde ha il vantaggio, l'ha sfruttato appieno. E se uno come lui sa utilizzare al 100% le armi, le utilizzerà al 100%, vincerà il titolo Star. Nel match Chamber potremmo avere un nuovo campione, ma poi specialmente perché in un match pensa a questo punto, dai, abbiamo capito tutti, sarà un match senza squalifiche, perché l'utilizzo di tutti questi oggetti poi favorirà appunto Tyler Payne con le interferenze di vari componenti dell'esercito da Devon Light. Avremo per forza un nuovo campione All-Star. Qui è un altro The Stomp da parte di Tyler Payne. Insomma, che dire, Tyler Payne fa le pentole anche i coperchi, perché qui dovrà mettere letteralmente capo, con addirittura con un tavolo. Cioè Tyler Payne vuole prendersi un grande vantaggio, non soltanto ha un vantaggio, cioè fisico, morale, anche perché dalla parte della Divine Light, ma anche un vantaggio appunto in tutti i sensi. Cioè, quest'uomo veramente senza ritegno. Cioè, pensavo che tornasse con altri progetti, no? Pensavo tornasse per avercela con la Divine Light, e invece no. E invece no, attenzione, che vuol fare qui? Addirittura ha dato fuoco a un tavolo, ragazzi, incredibile.
Per Payne, sugli scudi, veramente sa quello che fa, si sta quasi divertendo, si sta crogiolando nella violenza. Quest'uomo è pazzo, quest'uomo è folle. Cioè, invece di prendersela con Calvin Uso, cioè, è veramente incredibile. Cioè, alla fine, gli altri avevano... Oh, no, sul tavolo, non ci credo. Allora è tutto vero, allora lui non ne frega niente, non è un vero uomo. Cioè, è un pezzente, un pezzo di merda. Cioè, invece di prendersela con chi veramente gli ha fatto del male, si allea con lui, cioè veramente, è un pezzo di merda, scusate, però. Cioè, doveva tornare per affrontare Calvin Uso, quello gli ha fatto prestare invece. Cioè, se la prende con David solo perché David c'ha il titolo, è chiaro. Solo per i beni materiali, a lui non frega un cavolo del respettacolo. Questo è veramente un poco di buono e un pezzo di merda, scusate, però. Perché è così. Che brutta immagine. E direi che con questa immagine è veramente tutto da Emanuele Filoni, ragazzi, appuntamento. E a Genesis. Ciao a tutti. Bravissimo Tyler, mossa giusta. L'Extreme Rules Match.